L'assessora comunale alle politiche giovanili Giugi Palmenta ed il dirigente alla formazione della città metropolitana Francesco Macheda hanno preso parte alla conferenza stampa di presentazione del Professional Day, la 2 giorni, 2-3 dicembre, dedicata al mondo del lavoro. Stamane, presso la Camera di Commercio Regina, infatti, ha ufficialmente preso il via la serie di iniziative che aiuteranno l'incontro fra domanda ed offerta occupazionale promossa dal CISME in partenariato, fra gli altri, con il Comune, Città Metropolitana, Ente Camerale, Università Mediterranea e Università per Stranieri Dante Alighieri. Siamo qui oggi in Camera di Commercio per presentare il Professional Day, un'iniziativa che si terrà nei prossimi giorni, 2-3 dicembre, nella nostra città, ed è un'iniziativa che vede l'incrocio di domande e offerta lavorativa. È un evento promosso da CISM che insieme appunto al Comune di Reggio Calabria, alla Città Metropolitana, alla Camera di Commercio, alle università, vuole essere presente, vuole supportare quelle che sono appunto l'inserimento lavorativo dei giovani e non solo, ma anche creare delle opportunità e delle possibilità anche di costruire un futuro qui nella nostra terra. È un momento importante perché è un'opportunità, come si è detto, per i nostri giovani, al fine di riuscire ad avere un quadro completo di tutte quelle che sono le opportunità lavorative. Il 2 e 3 dicembre, attraverso l'iscrizione nel sito e una piattaforma che permette di registrarsi, tutti coloro che hanno scelto le aziende che sono nella pagina www.cisme.it avranno l'opportunità di conoscere quali sono i profili e le giornate in cui è possibile fare le selezioni. Prosegue con le programmazioni che sono state votate dai consigli metropolitani già dal 2014 e stanno proseguendo. Si esplicano in questo senso, che è stato sottoscritto un network, un accordo, un'alleanza, chiamiamola come vogliamo, operativa, non soltanto di intenti e buoni proclami, con altri attori del territorio, come la Camera di Commercio, l'Università Dante Alighieri, la cooperativa CISME e altri possono entrare perché è un accordo di network aperto, come vuole oggi la moderna realizzazione di relazioni che si svolgono a livello nazionale e internazionale, perché da soli, come sappiamo tutti, non si fa molta strada, bisogna agire in partenariato. Per cui oggi, in questo caso, questo network ovviamente opera nell'ambito dell'istruzione, dell'università, dell'orientamento, delle opportunità offerte dalle norme comunitarie e dai programmi comunitari, soprattutto in questo periodo post, ancora purtroppo non è post Covid, ma che ha lasciato ancora di più la gente in situazioni drammatiche, e quindi ancora di più noi dobbiamo cogliere questa sfida e seguire il trend positivo che si sta creando anche a livello internazionale e cogliere tutte le opportunità che possono arrivare. Quindi il network opera in diversi step. Questo è il primo step di oggi, ha a che fare precisamente con un incontro che si terrà il 2 e 3 dicembre presso le hotel, in questo caso il promotore è la Camera di Commercio, ma è tutta la squadra del network presente, ecco perché oggi siamo qua, dove sono state invitate un certo numero di aziende che intervisteranno i volontari, i giovani che vorranno farsi intervistare, e magari io invito tutti i giovani, tutti coloro che cercano un lavoro, quelli che l'hanno perso, di non sottovalutare queste ipotesi, perché sono delle opportunità importanti da cui poi piano piano possono nascere delle cose concrete. Quindi ci saranno queste interviste direttamente con le aziende. Se le aziende vengono vuol dire che anche loro hanno interesse a reperire risorse umane importanti da fare inserire all'interno dei loro processi interni. Quindi non è una cosa da sottovalutare, se vogliamo trovare delle opportunità ci dobbiamo fare conoscere, non basta dire non c'è niente a Reggio, non si fa niente, bisogna muoversi, bisogna uscire diciamo dal nostro scoraggiamento, perché è normale che sia così, e darci noi stessi delle opportunità, crearci delle opportunità. Quindi partecipate, venite, iscrivetevi, fatevi intervistare. Male che vada avete fatto un'esperienza, bene che vada invece avete delle possibilità di essere chiamati e di iniziare veramente un nuovo tipo di vita. Quindi non sottovalutiamo queste piccole iniziative, che poi piccole non sono, ma sono importanti e possono diventare grandi con l'andare del tempo. Quindi noi siamo qua, il territorio è qui, ripeto, c'è una volontà che è già stata espressa dal Consiglio Metropolitano in due legislature di proseguire su questo discorso, e proprio perché la situazione è difficile, proprio perché siamo in una situazione drammatica, anche presente, e noi proprio per questo combattiamo ancora più forte per cercare di
di andare contro questa disoccupazione dilagante o soprattutto questo scoraggiamento dei giovani a non voler neanche intraprendere un'attività in quanto appunto scoraggiati. Dobbiamo darci veramente un segno di speranza, iniziare e tentare per fare un percorso.